è un articolo folle. Noi ci stiamo battendo per evitare i licenziamenti, questo è un articolo che costringe le aziende a mettere in mobilità 150.000 lavoratori. Alessio Ramaccioni per MeteoWeek.com. Oggi CGIL, CISL e UIL hanno manifestato in tutta Italia contro l'applicazione dell'articolo 177 del codice degli appalti. Si tratta di una norma che prevede l'esternalizzazione di circa l'80% delle attività delle aziende concessionarie che erogano servizi pubblici essenziali. Il rischio, la perdita di quasi 150.000 posti di lavoro e una possibile dequalificazione nell'erogazione dei servizi. A Roma, in piazza Santi Apostoli, la manifestazione nazionale dove abbiamo cercato di approfondire i termini della questione. Siamo con il segretario generale della Wiltech, Paolo Pirani. Ci spieghi un po' meglio il senso di questa protesta? È un articolo folle. Noi ci stiamo battendo per evitare i licenziamenti. Questo è un articolo che costringe le aziende a mettere in mobilità 150.000 lavoratori, perché prevede per le aziende di servizio pubblico di passare le proprie attività, l'80% delle proprie attività, in appalto. Quindi licenziare i lavoratori, fare le gare d'appalto e casomai farli riassumere in condizioni ben peggiori e nel contempo rendere inefficienti i servizi pubblici locali, quelli che hanno retto durante la pandemia, la luce, il gas, l'elettricità, l'acqua, la raccolta dei rifiuti, a crisi che già esistono in alcuni di questi settori, rischia di creare una crisi veramente mortale. Ecco perché questo articolo va cancellato, abolito, è una norma iniqua e sbagliata. Per questo in tutta Italia oggi scioperiamo e qui a Roma stiamo facendo una importante manifestazione nazionale. Siamo con Riccardo Marcelli, segretario regionale dell'Asso, ovviamente della Wiltech. Gli effetti di questo articolo 177 del codice di appalti, praticamente cosa avviene nelle aziende che offrono servizi pubblici, sia ai lavoratori che ai fruitori, alla collettività? Allora, nel caso in cui non venisse quello che noi stiamo chiedendo, cioè l'abolizione dell'articolo 177, avremmo dal 1 luglio, cioè da domani, ipoteticamente 150.000 esuberi in tutta Italia nel settore dei servizi pubblici. I servizi pubblici sono fondamentali perché parliamo di gas, parliamo di raccolta dell'immondizia, parliamo di elettricità, parliamo di acqua e sono quei servizi che durante la pandemia, i mesi più pesanti della pandemia, i lavoratori di questi servizi, di questi settori hanno garantito a tutti noi cittadini la possibilità di accendere la luce, di riscaldare e di fare tutto quello che normalmente facciamo. Con l'applicazione della 177 l'unico risultato è che scomparirebbe tutto, scomparirebbero i diritti per i 150.000 lavoratori e scomparirebbero pure le garanzie che i cittadini, tutti noi cittadini, abbiamo con questo sistema. La 177 mette a rischio proprio questo sistema. Noi stiamo chiedendo con queste manifestazioni che si stanno svolgendo in tutta Italia la cancellazione di questo articolo. Il segretario generale della CGIL Maurizio Landini, quanto è importante abolire l'articolo 177? È fondamentale, noi lo stiamo chiedendo da anni. Per ora si è andati avanti con delle proroghe, noi consideriamo che sia un errore e il codice degli appalti, questo articolo va cambiato, perché banalmente esternalizzare l'80% delle attività di aziende che stanno funzionando, che sono capaci di fare il loro lavoro, significa semplicemente peggiorare la condizione di chi lavora, ma anche aumentare i costi di questi servizi e non è questa la soluzione dei problemi e quindi noi ribadiamo che investire in questo settore vuol dire investire sulla qualità del lavoro e sulla qualità dei servizi e delle imprese. Questo è quello che chiediamo al governo.